Nel remake dell'ultima finale scudetto, l'Umana piega in casa 79-78 la Dolomiti Energia e resta a punteggio pieno in classifica. Primo stop in stagione per Trento, che esce a testa altissima dal Talercio. Ottimo l'approccio della formazione di Buscaglia, che con Bihennan si porta sul più 10 dopo 9 minuti. Orelic guida la reazione dei padroni di casa, che strappano l'inerzia e con un break di 22-8 in 6 minuti capovolgono la situazione di punteggio. Bihennan scuote i suoi, che tornano in vantaggio grazie anche al 20-24 ai liberi alla pausa, 38-42 all'intervallo. Nella ripresa la Reyer con Orelic, Johnson e De Nicolao scavalca nuovamente gli avversari e poi prova ad allungare, più 5 al 29esimo. Franche, Flaccadori e Bihennan non ci stanno, break di 17-5 in 4 minuti che vale il più 7 Dolomiti Energia al 33esimo, ma tre triple consecutive griffate Johnson, Bramos consentono a Venezia di operare l'ennesimo sorpasso in partita. Equilibrio in campo, si arriva al rush finale con Trento sopra di 1. Decisivo questo canestro di Orelic ad una manciata di secondi dal termine, 15-29 da 2 più 9 al rimbalzo per i lagunari contro il 19-42 degli avversari, 24-7-11 dal campo e 5 falli subiti per Orelic, 16 per Johnson, 11 palloni catturati da Watt. Dall'altro lato 23-7 rimbalzi e 5 falli subiti per Bihennan.